La presenza delle pie discepole del Divin Maestro è stata richiesta presso la Nunziatura Apostolica in Olanda dal nuovo Nunzio Apostolico Sua Eccellenza Monsignor Angelo Acerbi, che aveva conosciuto le pie discepole in Colombia. Le sorelle che sono state scelte per questo servizio erano Suor Maria Gabriella Giannini, italiana, e Suor Maria Ilaria Mularczyk, polacca. Nel tempo che è venuta in visita sempre fraterna, e in quel tempo Madre Maria Paola, che era sua superiora generale, diventata superiora generale, e quindi quando è arrivata lì in comunità, giustamente non appena arrivata, ha detto: Gabriella, abbiamo bisogno di te, ti aspetto un'altra missione in Olanda. Mi sono venuta a Roma e di lì siamo partite insieme in Ilaria, in Olanda. Era il 27 novembre del 1997. Suor Ilaria si ricorda: sono arrivata in Olanda quasi direttamente dall'Ucraina, dove mi trovavo da oltre un anno e mezzo. Per me è stato un forte contrasto tra le due realtà. Soprattutto una presenza, direi, di preghiera e di testimonianza. Perché come lavoro fisico, diciamo, non ce n'era tanto, però c'era una responsabilità, naturalmente. E proprio questa testimonianza, no? Ci siamo trovati molto bene perché il personale era anche molto semplice, ci si trovava bene e quindi era facile anche la collaborazione. Suor Ilaria racconta: oltre alle responsabilità, il nostro impegno principale era l'adorazione eucaristica diurna e notturna. Aiutavo anche nella parrocchia polacca, a Laia, e spesso a Rotterdam come organista. Per 2 anni ho preparato i bambini alla prima comunione nell'ambasciata polacca e ai 2 successivi nell'annunziatura, dove i genitori portavano i loro figli la sera. Ammiravo lo sforzo e il sacrificio con cui questi genitori si sono presi cura della trasmissione della fede ai loro figli. Io anche praticamente ho preparato un bambino per la prima comunione, che era il figlio dell'ambasciatore di Olanda. Nel 1999 Suor Maria Teofana Montanari ha sostituito poi Suor Maria Gabriella, che era stata nominata segretaria generale della congregazione. Al termine del mandato di Sua Eccellenza Monsignor Acerbi come nunzio apostolico in Olanda, le pie discepole rimasero nella nunziatura fino a quando una nuova comunità non subentrò nel servizio. Suor Ilaria così descrive la sua esperienza: ho avuto modo di conoscere meglio la vita e le sfide della Chiesa in questo paese e la missione della nunziatura. Insieme con Suor Maria Teofana, subentrata dopo la partenza di Suor Gabriella, abbiamo sentito l'urgenza della nostra missione e con il cuore pesante abbiamo lasciato questo paese, lasciando un'immagine della nostra madre scolastica in questa terra. Ringrazio Dio e Maria per questi anni, per queste esperienze di vita della Chiesa e per tante brave persone incontrate. Quindi il 28 febbraio 2002 è stata chiusa la nostra presenza nei Paesi Bassi.